Finisce 1-1 il derby tra il Ravenna e la Spal. Recupero della 15ª giornata di campionato Lega Pro Prima Divisione Girone A. Il Ravenna parte contratto e va subito sotto. Migliorini punisce Rossi e manda la palla sotto il 7. Il Ravenna cresce minuto dopo minuto e, complice del calo fisico degli spallini, dominano tutta la ripresa, raggiungendo il pareggio con Rosso. Il campionato si ferma per la sosta natalizia. Prossimo impegno del Ravenna è il 9 gennaio con il Bassano. Mister, un Ravenna che è partito un po' timoroso, ma poi è riuscito a conquistare il campo e anche un pareggio gli va anche stretto oggi. Io devo soltanto fare i complimenti alla mia squadra, sono orgoglioso e fiero della grandissima prestazione che oggi hanno offerto. Io penso che, al di là del risultato che è comunque positivo, la mia squadra abbia dimostrato di essere pimpante, determinata, e sono veramente orgoglioso di allenare questi ragazzi. Complimenti sono soltanto per loro. Cos'è successo quando è stato espulso? Ci racconta l'episodio dell'espulsione. Chiedete ai miei collaboratori, è colpa di quelli che siedono alle mie spalle, che mi fanno fare delle figure. Comunque non è questo non conta proprio nulla, conta quello che hanno fatto in campo i ragazzi. È stata una partita difficile perché abbiamo giocato contro una buonissima squadra. Noi abbiamo accusato un po' più di loro, anche loro erano un po' stanchi, ma loro probabilmente per il fatto di giocare in casa, insomma, per tanti motivi, stavano un po' meglio rispetto a noi e direi che hanno strameritato il pari. Nella ripresa cosa è successo? Un calo fisico, un calo mentale? Al calo mentale no, noi eravamo proprio stanchi, ripeto, noi abbiamo sofferto tanto la partita di domenica e quando non sei abituato a fare due partite in quattro giorni, indubbiamente l'accusi.